Il Tirreno, insieme al sistema Peccioli e insieme alla banca di Laiatico, stimolati ovviamente dal Tirreno, abbiamo aderito a un'idea di un processo di informazione che focalizza molto più attentamente le realtà locali. Quindi un giornalismo che in un momento di grande epidemia, un momento anche in cui la dimensione internazionale e mondiale è diventata fondamentale anche per gli equilibri e per la vita quotidiana, come abbiamo visto, però c'è anche l'esigenza di tenere in piedi questa attenzione sulle vicende mondiali, ma scoprire sempre di più la realtà locale. E quindi un giornale come il Tirreno, da sempre attento, lo dirà Fabrizio che non voglio rubarti il lavoro, attento alla realtà locale, cioè vuole fare un progetto e dentro questo progetto noi ci impegniamo molto volentieri a omaggiare i giovani da 18 a 25 anni di un abbonamento elettronico del Tirreno e a fronte come di questo impegno collettivo il Tirreno mette a fuoco in maniera più forte non le attività dell'amministrazione comunale, ciò che avviene in un territorio. Noi non partiamo da zero, il Tirreno a Peccioli c'è da sempre, diciamo, e racconta questa realtà, le vostre sfide, le vostre idee, la vostra comunità da sempre, da tanti anni. Quindi non partiamo da zero, però vogliamo cambiare marcia, fare qualcosa un po' diversa e la vogliamo fare nell'unico modo possibile, cioè insieme a voi, cioè tutti insieme. Non so se avete visto, spero di sì, vedo anche molti con la copia del Tirreno grazie ai nostri partner tra le mani. Da qualche giorno c'è una cronaca di Peccioli dell'Alta Valdera molto così intensa, molto ampia, molto più di prima. È l'inizio, questo è soltanto l'inizio di una cosa che faremo tutti insieme. Una pagina, a volte due, a volte tre, curate dalla redazione di Pisa e di Pontedera, qua c'è Cristiano Marcacci che la guida e molti colleghi qui, insomma, sparsi tra di voi ci sono tanti giornalisti del Tirreno oggi. Una pagina, vedrete una locandina a Peccioli, cioè abbiamo deciso di piazzare fuori dalle edicole una locandina che parli di questa comunità e di questo territorio. Questo è l'impatto cartaceo, un racconto costante della comunità, di quello che farete, dei vostri problemi anche, delle vostre risorse, delle vostre idee, dei vostri talenti. Cercheremo di farlo nel modo migliore, cioè presenti, noi saremo qui, ci saranno i giornalisti del Tirreno presenti in paese, Peccioli per noi sarà come una città, forse anche di più, gli daremo importanza a questa zona come mai abbiamo fatto.